Ciao, buongiorno. Io sono Francesca, questo è il mio canale YouTube. Io amo scrivere, parlo tanto in radio, ho due trasmissioni e leggo tanto. Ed è per questo che ho deciso, oltre che a occuparmi di musica su questo canale, anche su questo canale, perché scrivo interviste ai cantanti e di lavoro, ho deciso anche di occuparmi di libri perché mi piace, mi diverte, magari insomma voi trovate qualche consiglio utile, insomma, così, qualche spunto di lettura. Naturalmente siete invitati a dirmi la vostra nei commenti. Allora, oggi non vi parlo di un libro, sono un po' impaperata, vero? Non vi parlo di un libro, bensì di due, scritti da un giornalista, veramente è il direttore di Ansamed, ha vissuto tanto all'estero, Londra, Stati Uniti, Londra? Stati Uniti sicuro, Atene anche, beh insomma, è Patrizio Nissirio che qualche anno fa ha scritto un bellissimo libro che si intitola Una ballata del mare Egeo, edito dall'Erudita. Siamo nel 1943 a Rodi. Le vicende riguardano un giovane militare italiano e un adolescente italo-greco. Sapete, no, che poi arriva il 48, arriva l'8 settembre, insomma, tutte questioni storiche che conosciamo. Però all'interno di questo romanzo c'è una riflessione sul passato che cambia il presente, su un passato collettivo che però è personale. Perché a un certo punto in questa storia di queste due persone che poi sono venute a vivere a Roma e siamo 50 anni dopo gli eventi appunto del 43, quando inizia il libro, e del 48, l'armistizio, eccetera, c'è un giornalista che va e rivanga il passato di queste due persone e quindi stravolge la loro quotidianità con una serie poi di eventi che vi invito ad andare a leggere nel libro Una ballata del mare Egeo, molto bello, veramente a me è piaciuto un sacco. È stato scritto qualche annetto fa. Ma come vi ho detto, i libri sono due perché ce n'è anche uno nuovo, sempre scritto da Patrizio Nissirio e io non l'ho ancora letto, ma mi intriga molto perché è proprio il genere di libro che io leggo sempre con massima attenzione. Allora, innanzitutto, vabbè, sarà scritto benissimo, come è stato scritto benissimo Una ballata del mare Egeo. Comunque le edizioni Ansambla hanno pubblicato D'inverno Venezia, D'inverno virgola Venezia, una copertina meravigliosa. Insomma, qui c'è un commissario, Aurelio Di Giannantonio, che è romano, però lui lavora a Venezia, quindi lui torna da Roma a Venezia. A Venezia sta per iniziare il carnevale, quindi potete immaginare, no? La polizia è ovviamente impegnata nel servizio di sicurezza, a controllare, eccetera, no? Classico carnevale di Venezia con miliardi di persone. E a questo punto, ovviamente, ripeto, io il libro non l'ho letto, però si fa conoscenza con gli altri personaggi, tra cui l'ispettore Spartaco Russo e una sovrintendente Nina Dashwood che è appena arrivata da Genova e questi personaggi, questi poliziotti, si trovano a che fare con una serie di omicidi e situazioni, insomma, da risolvere. E tutto è ambientato a Venezia durante il carnevale, quindi grandissimo fascino. Ripeto, Patrizio Nissirio è una persona che sa scrivere e certamente sono sicura che ha messo tanto della sua cultura, perché è una persona veramente ricca di cultura, perché ho avuto modo di conoscerlo vabbè, per motivi di lavoro, un viaggio stampa, e quindi anche se l'ho frequentato poco, quei pochi giorni, veramente è una persona che sa scrivere, ha cultura, è anche brillante, divertente, quindi sono certa che queste cose vengono fuori anche nei suoi libri. Ve li ricordo, Una ballata del mare Egeo, L'Erudita e invece per Edizioni Ensemble D'inverno Venezia. Leggeteli, poi ditemi. Ciao, al prossimo libro.